Hanno attraversato mezza Italia, dal sud e dal nord, per raggiungere Roma ed essere testimoni di misericordia nell'anno santo voluto da Papa Francesco. Le spoglie mortali di due grandi santi confessori, i due religiosi cappuccini San Pio da Pietrelcina e San Leopoldo Mandic, sono partite la mattina di mercoledì 3 febbraio da San Giovanni Rotondo e da Padova, e la devozione di migliaia di fedeli lungo la strada ha rallentato di molto il convoglio con il corpo del fraticello del Gargano. Nel pomeriggio le reliquie sono state accolte dall'emozione e dalla commozione di tanti fedeli nella Basilica Romana di San Lorenzo fuori le mura, dove il cardinale vicario Agostino Vallini ha celebrato un'Eucaristia, definendo i due cappuccini campioni della santità cristiana. Nella giornata di giovedì le due teche con i corpi dei santi sono rimaste nella Basilica del Verano, per poi essere trasferite a San Salvatore in Lauro e quindi venerdì pomeriggio nella Basilica di San Pietro. Papa Francesco ha scelto Padre Pio e Padre Leopoldo Mandic come testimoni dell'amore per il confessionale e esempi di vita per i missionari della misericordia, che alla presenza delle reliquie dei due santi cappuccini invierà il mercoledì delle ceneri in tutto il mondo con l'autorità di concedere il perdono anche per i peccati più gravi, riservati alla Santa Sede. Padre Francesco Di Leo, rettore del santuario di San Giovanni Rotondo. Posso immaginare e supporre che la scelta del Santo Padre sia scaturita dalla considerazione del ministero sacerdotale di Padre Pio, un ministero che lo ha reso strumento privilegiato della misericordia di Dio. Padre Pio si è chinato sui bisogni, sulle necessità della gente, ha curato le ferite di quanti si rivolgevano a lui per ritrovare la speranza, una strada di riconciliazione, quanti si rivolgevano a lui per ottenere anche una guarigione del corpo e dello spirito. Padre Flaviano Gusella, rettore del santuario di San Leopoldo Mandic a Padova. Sono stati entrambi straordinari ministri della misericordia. Paolo VI e Giovanni Paolo II, quando l'hanno beatificato e canonizzato, l'hanno definito eroico e straordinario ministro della riconciliazione. Quindi persone che hanno dedicato tutta la loro vita ad essere icone, trasparenza della misericordia del Padre, non potevano non essere presentate dal Papa Francesco in questo anno della misericordia come modelli da imitare e intercessori da pregare. Credo che veramente ci sia una sintonia straordinaria tra il Magistero di Papa Francesco, che ringrazio per aver scelto Padre Leopoldo e averlo desiderato qui a Roma in questo periodo, in questa occasione, ecco, il Magistero di Papa Francesco e il Ministero esercitato in maniera profetica prima del Vaticano II da Padre Leopoldo. Padre Pio, le cui spoglie hanno lasciato per la prima volta il convento e il santuario del Gargano, è stato un dispensatore di misericordia nel confessionale, ma anche nelle tante opere di solidarietà promosse. Ancora Padre Di Leo. Il ricordo costante della misericordia di Dio ha guidato Padre Pio nel suo ministero di confessore. Egli diceva spesso che la sua preoccupazione era quella di strappare quante più anime possibili dal laccio di Satana per guadagnarle a Dio. Il ricordo costante della misericordia di Dio ha accompagnato Padre Pio nell'impegno a realizzare opere di carità, come la Casa Sollievo della Sofferenza, sfidando tempi e pregiudizi, perché nell'ammalato è presente Cristo. La misericordia di Dio ha sostenuto Padre Pio nei momenti più difficili delle persecuzioni e lo ha anche sostenuto e dato forza nell'obbedienza ai vari provvedimenti. La misericordia dilata il cuore dell'uomo.